La neuroscienza urbana aiuta dunque i genitori a capire meglio i comportamenti dei propri figli in questo frangente che parleremo degli adolescenti. Questa è la base, ed è una base fondamentale perché nel momento in cui parleremo di adolescenza parleremo di circuiti che si stanno costruendo, e se abbiamo bisogno di costruire questi circuiti dobbiamo sapere come mai, cosa dobbiamo fare perché questi circuiti si costruiscano al meglio. Se dovete portarvi via un concetto base fondamentale per capire neuroscienza urbana, parlare di neuroscienza urbana, è esattamente questa cosa. Ogni volta che i due neuroni si collegano, la prossima volta faranno un po' meno fatica elettrica, ci sarà un po' meno resistenza a collegarsi di nuovo. Te l'ho messa perché l'adolescenza è un po' un casino. Ve la ricordate l'adolescenza? Ve la ricordate? Noi no. Noi maschietti no. Provateci a vedere se vi ricordate bene dai 14 ai 16. Prima di tutto dobbiamo gestire il cambiamento dei nostri corpi, giusto? Poi devono gestire, devono imparare a socializzare in un mondo molto complesso, poi devono gestire la pressione dei propri pari che ti dicono, perché i bimbi, siccome non hanno la corteccia prefrontale, ti dicono che brutta che sei oggi. Ma proprio brutta, ma perché ti vesti così? Eh? Perché l'estrogeno è proprio senza filtri, no? Bestiale. Poi devono in qualche modo gestire il proprio umore che guarda caso cambia continuamente. Donne, non è che poi cambia nella vostra vita, non è che noi cosa, ok? Però quando siete in qualche modo nell'adolescenza è bestiale. Poi dovete in qualche modo capire quali saranno i propri valori per il futuro. E lì ci massacrano, perché la famiglia vi dà i valori e la scuola vi dà il valore della responsabilità futuro, perché dovete crescere intelligenti, perché se non siete intelligenti non sarete felici. Ok? Per cui adesso vi do il 4 in latino, ma non è perché ti do 4 in latino, è perché ti sto facendo un bene. Poi devono negoziare con i genitori costantemente, loro sono bravissimi a negoziare, sanno una sola, i maschietti, una sola tecnica negoziale, che è quella di? Ti prego. No, quella è la donna. No, il maschietto ti dice ti prego, è dura, eh. No, il maschietto non ha problemi. Posso uscire venerdì, posso uscire venerdì, posso uscire. Posso uscire venerdì, posso uscire venerdì. Venerdì, papà, venerdì, posso uscire venerdì. Venerdì, papà, posso uscire. Mi accompagni venerdì, venerdì posso uscire. È vero che posso uscire venerdì. Cioè, la femmina no, la femmina cioè ti prego, ti voglio. Cioè è diverso, insomma, eh. Volete me? Poi devono andare a scuola, evidentemente devono andare a scuola. Poi devono dormire. Poi devono giocare. Quanto devono giocare? Tanto devono giocare. Poi, attenzione, devono fare i piani per il loro futuro. E in qualche modo devono fare i piani per il loro futuro e continuiamo a menargliela quando hanno 13 anni, non so cosa, tu da grande, non so cosa, corteccia zero, ti guardano come dire, ah? Sì, sì, vi sto dicendo che dopo la pubertà si può rimediare. Sì. L'estrogeno fa sì che le ragazzine comincino a guardarsi allo specchio e comincino a essere un po' preoccupate del loro aspetto. E l'estrogeno aumenta anche i centri cognitivi della comunicazione, per cui fa sì che la bimba riesca a parlare al telefono con le amiche, adesso in chat. Per quanto tempo? Tanto tempo. Avete mai avuto una conversazione al telefono? Io vi dico la mia con mia figlia, mi spiega tutto, io vi dico la mia conversazione con mio figlio. Ciao Gianchi, ciao. I neuroni specchio sono molto più presenti e sono quelli che riescono a far sì che la bimba sia molto più cosciente di quello che sta succedendo in casa che il ragazzo. Più o meno succede così. Devo chiedere alla mamma di uscire. Sua sorella, 4 anni minore, gli dice non adesso. E lui gli dice perché devo uscire domani sera? E lei gli dice perché la mamma è un po' arrabbiata. E lui gli dice ma non è arrabbiata con me. E lei gli dice ma non importa, è arrabbiata, se glielo chiedi adesso ti dice di no. E lui dice non capisco. E secondo voi va e glielo chiede? Sì. Per esempio, genitori, se voi dite a vostro figlio Giancarlo e lui vi risponde che non è lui, è il testosterone. Ma sapete quante note prende in classe? È irrispettoso. E tu dici, non è irrispettoso, è pieno di testosterone. Sì, sono tutti così. Maestra, si faccia una domanda, si dia una risposta. Sapete ogni quanto pensa al sesso un ragazzo di 14 a 16 anni?
buttatela lì. Sì. Eh? Hanno calcolato che una volta ogni 14 secondi. Quanto fa bene lo sport fisico sia per lui che per lei, ma per ragioni diverse? Tanto, di più di quello che voi potete immaginare, ma molto di più. Per cui quanto sport dovrebbe fare il ragazzo bimbo, anche piccoli? Tanto quanto il massimo possibile.